nonostante il tempo, nonostante i problemi organizzativi, però noi non demordiamo e anche in caso di pioggia siamo sempre riusciti al meglio. I carri erano 4-5, però dovevano essere ben 9, purtroppo il tempo non ci ha aiutati. Il prossimo anno sicuramente miglioreremo, faremo grandi cose, avremo un carro anche tutto nostro di Red Eagle, avremo parecchie novità e ovviamente lascio poi al tempo decidere queste novità e saranno sicuramente grosse novità. Un grazie davvero a tutti i mantovani e a tutti i comitati che hanno, nonché ovviamente organizzatori, incluso la Protezione Civile, la Polizia Locale, la Croce Rossa Italiana, insomma tanti, davvero tanti, più di 300 le persone che hanno organizzato e messo in piedi questo bellissimo evento. Stiamo cercando di cambiare la città, però non siamo ancora in grado di controllare il meteo, purtroppo. Quindi oggi è andata così, comunque c'era molta gente, è stata una festa partecipata. Ringraziamo l'estro incontrollabile di Sergio Olivieri e di tutti gli organizzatori. I carri, a mio parere, sono stati coraggiosi a presentarsi ugualmente, quindi io proporrò un esequo, anche se penso che non sia possibile, però insomma se lo meritano tutti quelli che hanno partecipato a questa giornata. Io ho tre bambini, la seconda è Annalisa, che è affetta da una malattia rara, genetica, che non si vede prima della nascita, si chiama lissencefalia, ha 7 anni. Un saluto grandioso, soprattutto a chi oggi ha sfilato con la pioggia, perché è un grande segno che la gioia l'abbiamo nel cuore. La città di Mantova oggi ha dimostrato soprattutto questo. Il Carnevale di Mantova a scopo benefico e oggi è dedicato ad Annalisa, una bellissima bimba di 7 anni che è affetta da una rarissima malattia. Ci sono pochissimi casi nel mondo. Aiutiamola, ma la città di Mantova la sta aiutando tanto. Grazie. Abbiamo deciso che il primo classificato è... Vai. Il boiano Gambino.